Ok, ore allora. Per i posti in prima fila. Eh? Con le ore per i posti in prima fila. È due ore che non va in bagno, Ivan. Infatti la bottiglietta apposta. Alla bottiglietta. Non è tempo. Allora, era subito dopo Pasqua, era un film di Colomba, stavamo digerendo ancora di Pasqua e Colomba, dopo la presentazione di Nicola sulle del coaching è iniziata questo confronto sulla mailing list, in cui principalmente avevano scritto Umberto, non credo sia... Da Londra al limite... So che doveva venire in Italia, ma... No. Matteo, Gabriele e Jacopo Romei. Jacopo Romei purtroppo oggi non ci può essere neanche lì hangout perché è a Monte Carlo e non è provvisto di connettività, si è giocato tutto non si tocca. E quindi qual era il fulcro da cui era partita la discussione? Che obiettivi può raggiungere un agile coach all'interno di un'organizzazione? La figura del consulente esterno che viene, diciamo, insegna la teoria e aiuta a applicare la pratica funziona, è lo scopo della società che chiama il consulente esterno, e c'erano delle visioni differenti, no? In particolare Gabriele aveva una visione molto differente. No, molto differente no, però... Rispetto a chi? Rispetto, diciamo, a quella di Matteo, o comunque quella che, insomma, più comunemente pensiamo, forse, no? che possa funzionare, che sia il modo per cambiare un'organizzazione. Quindi l'idea era un po' di ripartire da questo. Sì. Io però non mi ricordo più che cosa c'erano detto. Allora, penso che eravamo partiti dalla discussione, cioè che Umberto aveva detto, era partito Umberto, sì? A dire che praticamente l'obiettivo della maggior parte delle aziende quando raggiungono o prendono un agile coach, o, diciamo, chiamiamolo agile coach, giusto? Ci sono tanti nomi, tante definizioni, chiamiamolo agile coach, tutti voi sapete che cosa intendo con agile coach, per migliorare l'azienda, mettiamola così. Adesso non so, parte della discussione potrebbe essere anche quella di individuare quali sono gli obiettivi, cioè perché un'azienda prende un agile coach. Umberto diceva, la maggior parte delle aziende prendono un agile coach in realtà per mettersi il gagliardetto di noi facciamo le metodologie agili, ma con l'obiettivo vero di, appunto, mettersi il gagliardetto, non fare, cioè non cambiare in realtà niente di quello che c'è del core dell'azienda e andare avanti così che si va avanti benissimo. Io sostanzialmente ero d'accordo. E ho aggiunto, cioè non vorrei che, perché poi la tua replica è stata, cioè c'è sempre, perché io dico le cose in maniera molto appassionata, quindi sembra che abbia sempre il bianco e il nero, cioè non è esattamente così, cioè sembra sempre che quando si è contro l'agile coach sembra si dia sempre del venditore di fumo all'agile coach, di uno che vende cose che può essere anche vero, però del venditore di fumo. Anche questo era detto, Umberto, che molti agile coach che lui incontra erano venditori di fumo. Così. Il mio punto di vista è, per me, un coach può portare grandi cambiamenti e grandi vantaggi per le persone, non per le aziende. O meglio, cioè non è anche qua un assoluto. Ho visto anche dei cambiamenti importanti avvenire in aziende ad opera del lavoro, chiamiamolo dal basso, fatto da un coach o dai singoli individui. Tanto che è un effort talmente
elevata, talmente grande, che ad oggi io personalmente, arrivato alla mia età, se dovessi consigliare qualcuno, gli dico: guarda, a meno che te, come i monaci zen, trovi uno scopo nel fare l'opera, capito, incredibile con i granelli di sabbia, o trovi meditativo lo svuotare un lago con un cucchiaio, cioè accomodati. Per me una strategia molto più efficace ed efficiente sarebbe quella di trovarsi un'azienda che già lavora come vorresti lavorare, e se non la trovi, stai lì, ma cerca sempre. Cioè, per l'individuo che cerca lavoro. Cosa? Questo per l'individuo che cerca lavoro. Non per il manager che c'è il problema che la sua azienda non sta funzionando. No, io non, cioè, quelli non me ne occupo, cioè non è il mio focus, non è il mio interesse. Anche perché l'altra cosa che dicevo all'interno dell'email, una realizzazione, cioè una cosa che ho capito nel tempo, cioè erroneamente o stupidamente inizialmente pensavo che la maggior parte dei dirigenti delle aziende fossero dei dementi, no? Cioè, perché proprio dal tuo punto di vista li guardi, prendono le decisioni e dici: ma cioè, veramente, cioè, giusto perché hai la forma dell'ominide, ma cioè, altrimenti sarebbe difficile, no? Collocarti, esatto, cioè categorizzarti, no? In realtà possono sembrare, cioè ho capito con il tempo che non sono assolutamente stupidi, che tu consideri stupide quelle decisioni perché in realtà sai, cioè vedi l'azienda attraverso lo spioncino che ti consentono loro, ma che in realtà le decisioni che prendono sono perfettamente strategiche e lucide, e spesso quando percepisci che è una cosa stupida, in realtà vuol dire che se ne sbattono altamente i coglioni, no? Di l'effetto che possa avere su di te la loro decisione, e la loro decisione è perfettamente lucida e perfettamente inquadrata. E quindi mi chiedo, in un'azienda del genere, dove ci sono questi individui che hanno questa considerazione delle persone che lavorano per loro, mi pigliano un agile coach e che ci devono fare se non sedare un attimino gli animi e farti credere che le cose cambieranno, le cose migliorano, cioè buttarti il cioccolatino per farti stare zitto, ma in realtà dietro succedono, cioè è sempre la stessa cosa, gli obiettivi sono diversi dal migliorare effettivamente l'azienda come la vorresti migliorare tu. Perché magari, e questo concludo, il business dell'azienda non è quello che pensi tu. Cioè, molte aziende hanno un business di facciata, dici, facciamo, cioè, ci sono molte aziende che fanno siti web, che in realtà, cioè, sembrerebbe che fanno siti web, in realtà vendono pubblicità. In realtà è una società di advertising. Cioè, quindi te che fai il sito per loro, cioè sembrerebbe che ci sono tante persone che fanno i siti, ci sono tante persone che fanno applicazioni web, e quindi tu ti sentiresti parte del core business. In realtà se i siti arrivassero per posta, allora gli andrebbe benissimo, perché tanto vendono la pubblicità. Il tizio che metropolitana attacca la colla dei manifesti. Cioè, no, tu sei un costo. Cioè, sei quella parte dell'azienda che è un costo che serve per produrre quella cosa che è lo specchietto delle allodole per vendere il vero prodotto dell'azienda, che è la pubblicità. Loro ci calcolano il ROI su quella roba lì, non sul fare il sito. E quindi tu pensi di essere il core business dell'azienda, ma non lo sei. E quindi se trovano qualcuno che anche, cioè, che sulla carta può fare le stesse cose che fai te, ma costa meno di te, alla grandissima proprio. Perché non sei un asset aziendale. Ok, a parte il fatto che comunque non siamo un costo come i figli, perché nessuno vuole avere l'IT per avere l'IT. Noi siamo qua per produrre delle cose che in qualche maniera fanno guadagnare l'azienda, e se potessero farlo con il decimo delle persone e un decimo delle ore, sarebbero ben contenti di poterlo fare. Quindi sicuramente siamo un costo.
comunque però è chiaro che tutti, cioè tutti sono un costo, però la differenza è asset aziendale o commodity, è lì la grossa, cioè ci tengono che tu stia lì perché pensano che tu effettivamente produci valore, o sei il bullone che insomma se si spanna un attimino lo togliamo, andiamo alla ferramenta e ne mettiamo sopra un altro uguale. Non stai più parlando della figura del coach, stai parlando della figura del dirigente aziendale. No, sto parlando del tipo che un coach all'interno di un'azienda di quel genere cosa potrebbe mai fare? Beh, sai che non soltanto come coach, ma anche come sviluppatore, i clienti me li scelgo. E non tutte le situazioni. Mi attesi? Sì, sì. Non tutte le situazioni che mi propongono di entrare centro, no? Anche vendere un servizio di sviluppo software, non è che qualsiasi cliente ti proponga di fare un contratto, tu, ah sì, benissimo, prima del contratto siamo sicuri che andremo d'accordo, andrà tutto bene. Quindi prima cerchi di capire la situazione e poi decidi se è caso di entrarci. Ci sono una serie di prerequisiti. E, comunque io posso parlare soltanto per la mia esperienza, no? Come Uberto, quando dice queste cose, parla dell'esperienza di Londra, che è molto diversa da quella italiana. Londra è già diventato una buzzword comunissima e non vuoi neanche lavorare. Se tu non, come programmatore non dici so fare TDD, so fare Scrum, XP, eccetera, eccetera, anche se poi la qualità effettiva, quello di cui sta parlando Uberto, è che la qualità effettiva delle persone che veramente sanno veramente fare TDD è dubbia. In realtà poi anche che le persone sappiano veramente fare programmazione oggetti è dubbio, ma questo è un altro discorso. E la mia esperienza è che le situazioni sono tutte diverse, come i manager sono tutti diversi, e il fatto che un'azienda possa chiamare un coach per cambiare alcune cose in azienda può essere derivato dal fatto che vogliono in qualche maniera attrezzarsi per delle sfide più complesse. Per esempio, uno dei clienti che ho avuto sapeva che sarebbe andato incontro a una crescita tumultuosa e si rendevano conto che la maniera di lavorare istintiva che erano in quel momento lì, istintiva nel senso che non c'era un metodo preciso, ognuno faceva quello che sentiva, pipe, quello che gli diceva il capo, che in quel momento lì era in una dimensionalità che riusciva ancora a parlare uno a uno con tutti. Quindi la richiesta era permetteteci di scalare fino al doppio delle persone che siamo adesso. E questo, volevano questo e questo siamo riusciti a dargli, non di più. Perché il fatto che un'azienda migliori o non migliori dipende al 2000% da dove l'azienda vuole arrivare. Per azienda intendo il manager e tutte le persone che ci sono dentro. Che il vero dilemma del coach è che tu non puoi obbligare nessuno a migliorare. Puoi soltanto collaborare con uno che vuole migliorare e gli puoi dare una mano a ottenere dei risultati migliori. Però è un lavoro estremamente dubbio, no? Perché tante volte tu vedi l'elefante e il tizio non lo vuole vedere perché per tutto l'elefante lì non è un problema. L'elefante è invisibile e intangibile, quindi devi lavorare su quello che, su una media tra quello che l'individuo vuole fare e quello che l'azienda vuole che tu ottenga. È un lavoro non semplice. Assolutamente, infatti, cioè, io questo volevo dire, cioè perché c'è un po' questa figura dell'eroe programmatore che dal basso con le metodologie agili spande amore all'interno dell'azienda, coinvolge tutti, fa tanto per programming, i fiori nascono e tutti magicamente vanno d'accordo, prima si ammazzavano e cose di questo genere. Quello, il mio messaggio era esattamente che i cambiamenti dal basso sono una roba che io veramente non mi ci metterei. Cioè, a un certo punto della mia vita ho detto, sai cosa c'è? Cambiamo strategia. Cioè, io veramente volevo coinvolgere le altre persone perché avevo trovato un modo migliore di lavorare ed ero entusiasta di coinvolgere le altre persone per dire, oh, io ho fatto una... Cioè,
è una figata, lavoriamo insieme. Con cosa l'80 cosa poteva andare storto? No, per me è, cioè, io che per tutta la vita volevo trovare una persona che mi dicesse quella cosa, cioè che mi coinvolgesse nel fare meglio le cose, non mi ponevo nemmeno per un attimo il problema, ma questo qua vorrà fare le cose meglio insieme a me, no? In realtà ho scoperto che l'80-85% delle persone gliene fotte un cazzo. Perché stanno benissimo così, cioè non hanno nessun problema, anche se esternamente potrebbe sembrare o hanno problemi caratteriali o problemi esistenziali, cioè c'è gente di tutti i colori, e quindi, cioè... No, ti do perfettamente ragione, il cambiamento dal basso ha pochissime probabilità di produrre dei benefici aziendali. Ho fatto uno shift dicendo, signori, io, nella più completa trasparenza, lavoro così. Se vi piace, venite da me a lavorare con me, altrimenti ognuno a casa sua, perfettamente pacifici. Fine del discorso. In questa modus operandi, il programmatore che si trova in un'azienda che è altamente disfunzionale, che non lavora per niente come lui vorrebbe lavorare, consiglio, invece che cercare di cambiare le cose all'interno di quell'azienda lì, di trovare un'azienda che voglia effettivamente lavorare meglio o che già lavora meglio, perché lo strumento migliore che abbiamo noi come singoli individui per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato e per direzionare il mercato è decidere qual è l'azienda per la quale andare a lavorare. La famosa fine. Leggere i due piedi. Quindi, voti con i piedi. Se tu vuoi ammazzare un'azienda, cioè se tu pensi che un'azienda non vada bene così com'è, pigli, te ne vai, se tutti se ne vanno, questi qua chiudono. Cioè, ma l'obiettivo non è simple. No, però l'obiettivo è trovare tu quello in modo. Ma no, magari te ne vai tu, magari il programmatore impiegatizio che non ha voglia di fare un cazzo, gli va benissimo di andare lì a far finta di fare delle cose, che gli va benissimo a quell'azienda lì far finta di fare le cose. Poi il mercato, sono aperto anche a questa cosa qua, può darsi anche che quel tipo di aziende lì vinca sul mercato e quelli bravi perdano. Non c'è problema, cioè può anche capitare una cosa del genere. Però dici, decidi, cioè scegli le battaglie da combattere. Se tu pensi che lavorare in un modo sia giusto, vai a lavorare per le aziende che la pensano come te, non stare in un'azienda diversa cercando di cambiare quell'azienda lì. È anche egoistico da un certo punto di vista, no? Cioè vuoi imporre il tuo modo, ma che cazzo se ne frega, ma vai, cioè, noi qua non facciamo così, la dirigenza non vuole fare così, ma perché dobbiamo fare come dici te? Anche se per te è meglio, per gli altri non è meglio, magari. Su questo non posso che darti perfettamente ragione. Comunque volevo approfittare dell'assist che mi hai fatto che per rimarcare il fatto che comunque il cambiamento dal basso non è più una cosa che nessuno proponga nella comunità agile. Pierluigi Pugliese, che è il coach più bravo che conosca, lui ha questo modello del Mount Corporate, la montagna azienda, in cui c'è una faglia di terremoto che sta a metà strada, la faglia dell'agile. Sotto ci sono alcuni team che lavorano bene, sanno agile, hanno anche dei middle manager che li aiutano, poi si scontrano con questa faglia dove dall'altra parte c'è gente che non ha la minima idea di cosa stanno facendo e che non... diciamo, c'è uno scontro di cultura, di comportamento, di comprensione e di una faglia dove poi vanno a finire tutti i buoni risultati, vanno perduti. Perché se tu ottimizzi solo un pezzetto, perché è un'azienda dove tutti programmano bene può andare male? Perché stiamo subottimizzando, programmare non è tutto, c'è tutta la catena dell'azienda, dalla richiesta del cliente di questa azienda fino al momento in cui questa richiesta viene soddisfatta, che deve essere presa in carica, non soltanto il pezzetto che si programma.
Quindi il modello che pare funzionare meglio sia quello in cui c'è un manager di livello autosufficienza che cerca di modificare il comportamento di tutta la piramide che sta sotto di lui. E questo ha qualche speranza di funzionare, l'ho visto funzionare, fino al livello in cui questo manager vuole arrivare. Ho visto alcuni che volevano spingere bam, fino al limite, ci sono riusciti, altri che volevano arrivare fino a qua, e sono arrivati fino a qua, e poi non si riusciva ad andare oltre. Però, diciamo, il modello, anche se vai a vedere cosa scrive Craig Larman, che ha fatto agilizzazione di Nokia e un sacco di altre aziende di grandi dimensioni, il suo pensiero è principalmente questo. Primo, vai a parlare con il manager di alto livello, perché prima di tutto è lui che ti parla. E poi, una volta che tu hai mandato questo manager, agilizzi la piramide sottostante in maniera anche abbastanza radicale, ma cambiando tutti i meccanismi aziendali che ci stanno sotto, non andando a disegnare tutti di per una cosa. Io ho una domanda. Vai. Se appunto prima dicevi il fatto che per trasformare un'azienda c'è bisogno appunto che tutte le sue parti collaborino, tutte le sue parti appunto siano entusiaste e interessate al cambiamento, no? Questa cosa io credo che sia molto realistica, no? Appunto la Germany Fest mette al primo posto le persone come prima cosa, no? Dal gruppo del software. E penso che poi faccio fatica a conciliare questa idea col fatto che poi riesci ad agilizzare un blocco di 500 persone, magari. Cioè, l'unanimità in una stessa regione è chiaramente impossibile, no? Perché su 500 persone già se ne... cioè, immagino che ne cade buona parte agili, sia già un miracolo. Aspetta, però io non ho detto quello che hai detto tu. Non ho detto che l'agilizzazione di un'azienda, una parte di azienda, parte dal consenso di tutte le persone a andare in quella direzione lì. Ho detto che se c'è un manager di livello sufficientemente alto che vuole migliorare l'azienda, almeno la posizione su cui è il controllo, allora lo può fare andando a modificare il sistema con cui funziona questa fetta della sua azienda. Il sistema, non le persone. E questo non vuol dire che tutti saranno contenti e saranno tutti d'accordo, anzi ci sarà una percentuale di scontenti, ma tant'è che non è possibile ottenere dei risultati differenti migliori senza scomodare tutte queste persone. Quindi non è una questione di... ma proprio per il fatto che non è una questione che viene decisa all'unanimità, è una questione che c'è uno che ha l'autorità e la capacità e la volontà e la capacità, diciamo, intellettuale e il rigore morale anche di ottenere questa cosa per i motivi giusti, che riesce a ottenere questo cambiamento, magari, anzi, generalmente facendosi anche aiutare da dei consulenti come Carlana. Poi io non ho mai partecipato a un'agilizzazione di dimensioni come quelle. Io dico, Pugliese sì, io ho partecipato a agilizzazioni molto più piccole di quella, ma il discorso è che se tu vuoi ottenere risultati radicalmente migliori di quelli che ottieni adesso, devi scomodare tutti quanti. Sì, ma scomodare è sicuramente una cosa positiva, poi c'è per te. Ma anche per l'azienda, ovviamente, non per le persone che magari vengono scomodate. Dipende dalla persona. Però appunto la prima questione è il fatto di riuscire a, cioè tu alla fine dovrai riuscire a convincere le persone che può costringere, però costringere è dura parlando di agile, no? Perché parla tutto di un meccanismo che è abbastanza... Non è questione di costringere, è questione di... cioè c'è questo bellissimo esperimento, andate a vedere un video su YouTube di Deming che fa l'esperimento delle palline rosse. Allora, mi fa tutta questa pantomima, c'è un processo che consiste nel prendere, ci sono un cesto pieno di palline metà bianche e metà rosse. Il tuo obiettivo è produrre soltanto palline bianche. Hai una paletta con 20 alloggiamenti, la infili dentro al cestone, peschi su 20 palline e poi vengono contate quelle rosse e quelle bianche. La tua performance viene valutata sulla base di quante palline rosse hai preso. E questa pantomima va avanti per mezz'ora con lui che dice: adesso proviamo una strategia di incoraggiamento degli sviluppatori, forza, forza, niente rossi, niente rossi, niente rossi, tu peschi, tiri fuori e il risultato lo puoi anche interpretare, no, hai visto, ti ho incoraggiato, adesso 20% meno rossi. La volta dopo però il risultato non si mantiene, dice: cosa è successo? Ho perso.
Quindi il discorso che mi fa con questa pantomima che dura anche un'ora è che la performance della tua azienda non dipende dall'individuo, dipende dal sistema che tu hai messo in piedi in questa azienda, dai meccanismi che ci sono, da come il sistema ti fa produrre quello che questa azienda produce. Quindi vuoi cambiare come produce la tua azienda, cambia il sistema, cambia i meccanismi. Per farti un esempio del tipo di cambiamenti, l'Arman dice che quello che loro fanno è di prendere tutto il reparto IT, nel senso di fino a 5-6 team, mettere tutti quanti in un open space e poi azzerare tutti i ruoli. Si decide in un workshop che dura mezzo pomeriggio, che dura un pomeriggio, di assegnare dei ruoli nuovi e vengono decisi democraticamente da tutte le persone. E questo, cioè, ti fa un po' cascare dalla sedia, no? Perché come tutto scomoda tutti quanti, poi dimostra che tutti i ruoli precedenti sostanzialmente probabilmente non servivano a niente e richiede un impegno colossale dal punto di vista della persona che sta sopra, perché se tu fai questa cosa e poi fai un casino, hai perso una montagna di denaro e anche di capitale umano non indifferente. Quindi il meccanismo in questo caso non è di costringere nessuno a fare niente, ma di cambiare la struttura, l'organizzazione di questi team. Questo discorso però ha un lato che mi lascia molto la mano in bocca, che cioè, trascura molto le persone. Cioè, io credo che sia molto difficile che prendendo un gruppo di persone qualsiasi e applicando un sistema ottimo, loro lavoreranno bene. Secondo me non parte dal sistema la questione, parte dalle persone. Cioè, è molto probabile che prendendo un gruppo di persone ottime, senza dare nessun sistema, lasciando che se lo inventino, venga fuori qualcosa di meraviglioso. Pensava anche quel tipo, cioè, di quel libro, come si chiamava? Quel tipo? Dreaming in Code. Esatto, Dreaming in Code. Però c'è una differenza, cioè, sono perfettamente d'accordo. Cioè, racconta un attimo quel libro di cosa parla. Praticamente, se ricordo bene la storia, c'è il tizio che ha venduto il foglio di calcolo che poi è diventato Lotus 1-2-3, che ha fatto un pacchissimo di soldi e poi ha deciso, visto che ha detto ne ho imbroccata una, imbroccherò anche la seconda, di rivoluzionare il mondo delle email, to-do list, calendario, voleva fare Exchange, sostanzialmente. Un gestionale, sì, in Python, chiaramente tecnologia upfront, perché dobbiamo farlo in Python, e ha preso i migliori Pythonisti del mondo, pagandogli uno strabotto, dandogli tutto quello che poteva essergli dato, e chiaramente carta bianca, perché l'artista non deve avere confini e limiti. Vi dico solo che, cioè, nel giro di 3 anni non hanno mai rilasciato una volta, uno di loro ha cambiato anche sesso nel processo, delle cose che sono successe, cioè è successo di tutto in questo libro, tranne rilasciare software. Speso una barcata di soldi, però scusa. Morale che non basta mettere. Non basta mettere dei geni. È cargo culting anche quello. Cioè, la mia diffidenza dell'applicazione delle metodologie agili è che spesso la vendita delle metodologie agili sia l'anti-agile per eccellenza, che mette gli individui prima contro, a dispetto dei processi e dei tool che sono le metodologie agili stesse. Cioè, se metti le persone giuste, con le motivazioni giuste e guidate nella giusta maniera, qua c'era ovviamente un problema anche di guida, cioè non è che puoi dire andate, fate quello che volete, tirerete fuori qualcosa, sicuramente, cioè non esiste una cosa del genere, troppo wild. La metodologia poi adottata diventa un dettaglio. Diventa un dettaglio perché ci sono dei professionisti etici in grado di fare il loro lavoro. Non serve che siano tutti dei senior, per esempio, serve che ci sia una certa percentuale di senior in grado poi di far crescere i junior che stanno all'interno del team, ma se trovi le persone giuste, cioè se scegli le persone giuste, la metodologia è un dettaglio, la decideranno loro, ma chi se ne frega se fai lo stand-up meeting alla mattina, se fai lo stand-up meeting al pomeriggio, o come contratti tu con il cliente, o come parli, come scrivi le user stories, se fai il diario, se fai...
si decide quali pratiche utilizzare, si decide quali pratiche non utilizzare, e questo non è se arrivi, se mi hai fatto perdere il punto. No, voglio dire, il meccanismo che ho descritto prima presupponeva che le persone fossero al centro, perché se tu le metti in una stanza e dici di scegliersi i ruoli e l'organizzazione, chiaramente non lo fai all'improvviso, ci sono settimane di formazione prima, settimane di supporto dopo, però ci sono momenti in cui si riorganizzano e chiaramente il risultato dipende da chi sono queste persone e cosa decidono di fare. Però il discorso di prendere delle persone molto in gamba e mettere in una stanza, sì, può funzionare fino a una certa dimensione. Quando passi dal 5-10 al 50-100 comincia a diventare problematico. Domanda. Ma non c'è un po' la sindrome del secondo sistema? Mi spiego. Perché quelle stesse persone che avevano prodotto quel casino di azienda così com'era, semplicemente per il fatto di dire «Oh, da domani vogliamo fare le cose per bene», come quando dici abbiamo scritto tanto codice legacy, ricominciamo da capo, questa volta lo facciamo giusto». Ma che cos'è? Qual è l'ingrediente del prima o dopo che ti fa veramente cambiare e dire «adesso è la volta buona?» Punto di domanda. La volontà e ma delle stesse persone che non ce l'hanno avuta fino a ieri? Soprattutto la volontà del loro capo. Quindi quelli che dirigono volontariamente vogliono creare delle aziende di merda? Sai che il miglioramento passa per gradi e per scossoni. No, c'è il Kaizen, il miglioramento continuo, c'è il Kaikaku, che è un miglioramento discontinuo. Quindi tu non è che parti con l'idea di fare un'azienda di merda. Una storia che ho sentito spessissimo è: quando la nostra azienda eravamo in 8, si lavorava benissimo, poi siamo diventati 20 e cominciato ad andare tutto di merda. Quindi il problema è che crescendo, la complessità con cui ti trovi a che fare cresce in maniera non lineare. Progetti software, perché quelli che hanno fatto sono stati fighissimi, hanno fatto un progetto che è andato benissimo, poi prendo il secondo sistema e quel progetto lì va di merda, perché anche se sembrava solo un pochino più complesso, in realtà era molto più complesso e non se ne rendevano conto. La mia capacità di lavorare per un progetto di queste dimensioni qua può essere più che adeguata, appena salgo fino a qui la complessità non è aumentata del 10% ma del 1000%, e non mi rendo più conto che non sono più nella mia zona in cui sono capace di fare le cose. Quindi quello che dico è: se c'è almeno una parte di questa azienda che ha l'autorità e ha la capacità di vedere le differenze tra i risultati e hanno il rigore morale di volere questa cosa per i motivi giusti, quindi per fare il bene dell'azienda e dei dipendenti, dei clienti, non per tamponare qualche cosa e fare una info e poi andarsene, per esempio, allora la cosa secondo me può funzionare. Poi chiaramente dipende anche, è una somma delle volontà delle persone piccole, cioè come il design, no? È una cosa frattale, tu disegni guardando la coesione, l'accoppiamento di un metodo, di una classe, di un package, di un processo, di un'intera insieme di applicazioni. Allo stesso modo è la volontà e la capacità di osservare i risultati dell'individuo, del gruppo di individui, del gruppo di gruppi e così via, che frattalmente può portare al miglioramento. Nessuna garanzia. No, sì, sono d'accordo. Ovviamente quando cresce la complessità c'è bisogno di una certa forma di struttura per sostenerla. Il mio problema è sempre quello che vedo nella maggior parte dei casi è la ricerca della silver bullet comunque, nel senso che di cercare quella singola soluzione invece che può essere il processo, può essere il consulente, può essere però sempre la soluzione. Microservizio. La soluzione. Sì. Un po' di microservizi. Sì, esatto, cioè il pattern. Sempre quella cosa invece di concentrarsi sull'unica cosa che probabilmente funziona, e cioè sul sostenere le persone
affinché facciano bene il loro lavoro. Cioè, c'è un effort incredibile nella direzione sbagliata. Cioè, molte delle aziende che si professano agili, da un punto di vista tecnico ci possono essere tutte le cose, poi da un punto di vista burocratico trattano di merda le persone che lavorano per l'azienda e soprattutto non fanno sostanzialmente... non vorrei dire differenziazioni, però caspita, cioè secondo me il nostro business non è un business impiegatizio, cioè è impossibile o non, cioè, però, secondo me è assolutamente controproducente applicare dei contratti impiegatizi per uno che fa la professione del programmatore. Cioè io vedo la programmazione più come, cioè, dovessi essere un dirigente, dirigerei una software house più come dirigere una casa editrice dove ho tanti scrittori che scrivono per me, rispetto ad una fabbrica dove ho una linea produttiva e con tante persone che lavorano su questa linea produttiva. Solo è un mindset nettamente differente, che non lo so se si può fare lo switch, perché, ripeto, vedo persone che anche ci mettono del loro, però caspita, cioè veramente magari vogliono e ci provano nel tentare di cambiare il mindset, però fanno di quegli scivoloni e lo fanno senza neanche accorgersi, cioè con la faccia dritta come per dire io comunque mi sto agilizzando, e dice delle robe che veramente capisci che non ha la più pallida idea di quello che sta dicendo, perché, perdonatemi, però io di questo ne sono convinto, che c'è il cittadino di serie A e il cittadino di serie B, non ne faccio una questione politica, assolutamente, che c'è il cittadino di serie A e il cittadino di serie B, e che il programmatore è il cittadino di serie B e il dirigente è il cittadino di serie A, e così è. E il tutto ne deriva di conseguenza. Io mi sono appuntato una cosa che devo risponderti, però c'era il c'è una cancrena. Sicuramente, secondo me, il modello in cui il manager decide che si farà un cambiamento funziona meglio di quello dello sviluppatore che dice venite con me, abbiamo sicuramente più speranze il CEO o il manager. Però mi aspetto che se il gruppo di persone che prima lavorava in un certo modo, poco bello diciamo, il manager gli dice no, adesso lavorerete in quest'altro modo, non penso che miglioreranno così tanto. Insomma, se le persone sono le stesse, magari imponendo, barra, suggerendo un modo diverso di lavorare, ci potrà essere un miglioramento, ma arriverà fino a un tot e non andrà oltre, secondo me. In più, il caso dell'azienda che magari cresce all'improvviso e passa da 10 a 20 a 30 a 50 e all'improvviso non ci sta più dietro, penso che quello possa anche dipendere in molti casi dal fatto che quando ha un'opportunità di crescita comincia a crescere in maniera selvaggia, non si preoccupa più di verificare che le persone che assume per crescere sono persone fatte in un certo modo, e abbassa il livello medio delle persone dell'azienda. Secondo me un'azienda è fatta, un'azienda che fa software, è fatta dalle sue persone, non da un processo o da uno schema che scrive il manager per farli lavorare. Dipende il grosso da come sono queste persone. Quindi se si fa una media del valore di queste persone, più o meno l'output dell'azienda rispecchierà la media del valore di queste persone. Poi ci possono essere delle eccezioni, ma credo che in linea di massima funziona così. Assolutamente no, Ivan. Assolutamente quindi no. Prendiamo dei... i peggiori sviluppatori del mondo, li diciamo, lavorate benissimo e uscirà fuori un miracolo. No, quello no, però non puoi nemmeno prendere gli sviluppatori migliori, e in assenza di una direzione precisa e di un obiettivo preciso da ottenere, non otterrai questo obiettivo che non ti sei preso la briga di definire. Ho detto che in media il valore delle persone rispecchia il valore dell'azienda. Ma è soltanto una questione di media, perché se tu hai dei corridori fortissimi ma scattano tutti quanti in direzioni differenti, non faranno la staffetta. Volevo anche approfittare, c'è anche lui, collegarmi a quello che hai detto tu, che il manager deve sostenere gli sviluppatori, però questa parola sostenere va qualificata bene, perché non significa dargli dei bellissimi monitor, delle bellissime tastiere, dei bellissimi uffici, anche questo,
ma non è assolutamente sufficiente. La cosa più importante è di dargli degli obiettivi da raggiungere e un film concreto e i mezzi per ottenerli. E questa cosa è molto difficile, perché tu devi essere in grado prima di tutto di formulare l'obiettivo che ha senso e poi di valutare se ci stiamo arrivando e non ci stiamo arrivando. E questo richiede di ragionarci, pensarci, guardare in maniera spassionata i risultati che ottieni. E questo è un motivo per cui non è sufficiente mettere, cioè l'output dell'azienda non è soltanto la media della capacità di ottenere l'obiettivo. Non è proprio vero, non ho detto questo. Cioè, io non credo che tipicamente succeda che si distribuisce, cioè le probabilità che un'azienda vada nella direzione giusta o che vada in quella sbagliata non ha niente a che fare col valore delle sue persone, ok? Detto questo, quindi può capitare casualmente perché il manager decide di fare questo o fare quello, che vada nella direzione giusta o sbagliata. Però se ha delle persone buone ci andrà meglio che non se ha delle persone non buone. La direzione dipende dalla qualità del manager e dei suoi tutte le persone sotto di lui che sono capaci di distinguere in che direzione stiamo andando, capire perché, valutare i risultati. E chiaramente le persone migliori ti aiuteranno. Dipende anche dal fatto che momenti in cui fai prendere decisioni tipo lo assumiamo o non lo assumiamo, lo teniamo o non lo teniamo, cioè tutte queste decisioni qua difficili che richiedono di ragionare e di correre dei rischi, cioè dipendono chiaramente dalla qualità dell'azienda, per cui sì. Anche perché sono le aziende migliori del mondo non farebbero... Scusate, c'è lui che ci ha ammazzato da mezz'ora. Maurizio Bertinzo. Premesso che non mi è chiarissimo il topic di cui stiamo discutendo, quindi diciamo, se l'ipotesi è possibile agilizzare un'azienda e se il coach è utile per fare una transazione, rispondo come mi ha risposto Arman, lo Scrum Master, il coach è un consulente di design aziendale e per fare un cambiamento aziendale non basta solo curare l'aspetto strutturale di processo, ma c'è bisogno di un accompagnamento culturale. Quindi è molto importante che Kaizen, quindi il miglioramento continuo, studiare e apprendere, e qua si divide il mondo in persone che non hanno voglia di farlo e persone che lo vogliono fare. Il coach può essere un aiuto, ma se non c'è la domanda di voler migliorare è inefficace. Quindi non ho un'opinione netta in questo momento io sulla tua visione e la tua visione. Forse probabilmente è più semplice fare quello che dici tu. Ma la mia semplice domanda è la seguente. Giusto per, ripeto, scegliere le battaglie da combattere, perché il nostro tempo è limitato e quindi se ho un minuto vado da una parte o dall'altra. La mia domanda è semplicissima. Voi, con la vostra esperienza personale e del mercato italiano della produzione del software, quando vi immaginate un'azienda che decide di chiedere aiuto a un coach agile nel fare una cosa, lo sta facendo perché vuole cambiare la cultura aziendale? Allora, cioè, per me, per come conosco io i dirigenti aziendali, chiaramente sto facendo una semplificazione, una generalizzazione che lascia il tempo che trova, però me la sento così, non ti so dare i numeri, ma me la sento così. Ripeto, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il coach agile è un cittadino di serie B pure lui. Se io volessi, se volessi cambiare la mia cultura aziendale, cambio la dirigenza. Cioè, prendo un dirigente diverso, non prendo un consulente, cioè il consulente, cioè, mi dice, guarda, metti queste tende, metti delle tende diverse, però fa più luce, la gente sta meglio, oh, queste sedie qua sono scomode. Capito? Dei dettagli, ma la cultura aziendale, che è effettivamente quello che deve essere cambiato, cioè io me lo vedo, se uno mi dicesse, ce l'ho pieni i coglioni, secondo me sto sbattendo via i miei soldi, sono tutti dei dementi all'interno della mia azienda, non stiamo andando bene. Cambio la direzione azienda, cambio i dirigenti dell'azienda. L'altro trovo difficile che veramente uno che ha come scopo quello di cambiare la cultura aziendale va a chiedere a un consulente
di aiutarlo a cambiare la cultura aziendale. Anche perché, scusa, permettimi, cioè, io lo trovo anche un po' tristino, mi spiego. Cioè, fare software non è come fare le piastrelle, cioè, e dici, boh, ieri facevo le piastrelle, domani mattina faccio gli aspirapolveri, dopodomani faccio i tendaggi, cioè, per dire, no? Siamo lì, cioè, ma non è faccio le piastrelle, domani mattina faccio, passo a produrre software. Cioè, il fatto che io, dirigente di un'azienda che produce software, devo andare a chiedere a un consulente esterno, ma come si produce il software? Ma che cazzo ci stai a fare te? Cioè, ma chi sei? Cioè, hai messo i soldi? Oh, facciamo così, io divento l'amministratore dell'azienda, tu ci metti i soldi, vai in Costa Rica a spararti il tuo Mai Tai e lasciami a me a fare la roba. Cioè, qual è il ruolo di uno che fino a ieri ha prodotto software senza sapere come si produce software? Perché? Però siamo in una fase di cambiamento dove tutti dovranno produrre software per stare sul mercato, quindi c'è anche un mercato che sta cambiando, software, i siti... Va bene, però pigli il coach e lo fai diventare il CTO dell'azienda o lo fai diventare un dirigente dell'azienda, non lo prendi a una giornata, forse mezza basta, devo dire la verità, mezza giornata alla settimana, perché è un po' costicchi, per fare il cambiamento della cultura aziendale. Dai, cioè... Spesso sono queste le realtà, poi ci sono delle persone che lo vogliono fare realmente, però un po' ciò... Ho una proposta, sì. Vedo parecchie persone che fanno il coach nel pubblico, mi piacerebbe fare un giro di position paper di ciascuno delle persone che io so chi sono e voi pure sapete chi siete, se volete dire un po' la vostra, perché sennò diventa... Prima di fare questo esercizio volevo... diciamo darti l'ultimo appunto, non so se ti è capitato di leggere Larman Law, ha scritto le leggi di Larman, sostanzialmente la sua esperienza nel cambiamento organizzativo. A un certo punto dice l'organizzazione influenza la cultura aziendale, costruisce la cultura aziendale, quindi lui, consideriamolo anche il consulente, quindi lo fa per lavoro, quindi un po' potrebbe tirare l'acqua al suo mulino, però fondamentalmente dice: se tu cambi la struttura, influenzi comunque la cultura. Quindi non è così netta la cosa. Quindi il coach, effettivamente, se riesce a mettere in mezzo... Cosa vuol dire cambiare la struttura aziendale? Banalmente anche i processi. E quindi c'è chi dice nel mondo agile fare le pratiche agili significa essere agile, no? È un altro punto, è un altro estremismo, no? Io non ho una visione netta, sono molto più neutrale. Ma fondamentalmente se tu riesci comunque a mettere due o tre cambiamenti, qualcosa hai comunque prodotto come cambiamento culturale. Come dice stesso Matteo, dipende anche dalla domanda che ti fanno, no? Però talvolta riesci comunque a migliorare la situazione. Poi questo, ovviamente, le strategie, tu mi hai proposto una un po' più netta, no? Cambi azienda, bilanci quell'azienda, quella non funzionerà, chiuderà, e quella che va invece... No, io vorrei una... Cioè, spesso, e veramente poi smetto, giuro, cioè, penso che sia anche parte della vostra esperienza e sicuramente parte della mia, ci sono spesso, cioè spesso trovi nelle aziende quei 1, 2, 3 programmatori che dicono, cioè che si sforzano veramente tanto per far andare bene le cose e per portare avanti la baracca, mentre ci sono il resto delle persone che fanno un lavoro più impiegatizio, che fanno quello che devono fare, eccetera. Io vorrei una ricollocazione, cioè io non ho capito perché ci devono essere sempre, capito, questi 2 o 3, sempre, cioè, isolati all'interno delle aziende, ci sono 2 o 3 in questa azienda, 2 o 3 in quell'azienda, 2 o 3 in quell'azienda. La mia domanda sarebbe, ma scusatemi, e tutti sono frustrati. Poi ci sono delle aziende che cercano le persone buone e non le trovano realmente, e non le trovano perché dice le persone buone non si trovano sul mercato, se... Mario, cioè, ok, si fa fatica a trovarli. Oh, la mia proposta è semplicemente
quelli che vogliono lavorare bene vanno a lavorare con quelli che vogliono lavorare bene, e quelli che vogliono fare gli impiegati vanno nelle aziende che vogliono gli impiegati. Oh, easy, fine, cioè fine della strategia per la dominazione del mondo. E poi che il mercato decida qual è l'azienda che va meglio. Sono aperto, ripeto, al fatto che magari l'azienda impiegatizia, io non ho capito una mazza, e che la produzione del software è esattamente come fare le piastrelle, per cui gli impiegati vinceranno e gli altri perderanno. Va bene, cioè, però almeno facciamolo, perché... trovo sempre sti frustrati, che dice voglio lavorare bene, voglio lavorare bene, però c'è quello lì che non vuole fare per programmi, e uno è in un'altra azienda che dice la stessa cosa, ma scusate, mettetevi insieme in una stessa azienda fatta per programming. È fine, cioè tutto qua. È soltanto trovare la maniera di metterli in contatto. Ma l'ho fatto... No, ma io nella mia vita l'ho sempre fatto, ma a livello locale, cioè ho sempre cercato di riunire, dove andavo nelle aziende buone, ho sempre cercato di riunire persone che volevano lavorare bene per cercare di fare questa cosa qua, però cioè, è chiaro che sono un individuo. Io sono uno di quelli che vorrebbe lavorare lì. Perfetto. Mi dici dove vado, perché non è facile trovare. Ma ci sono delle aziende, se vuoi ti faccio l'elenco. Vai, vai. Beh, Xpeppers è una, OneBeat è un'altra, Ideato è un'altra ancora, aiutatemi. Mica mai, assolutamente. Vediamo cosa mi viene in mente. Ci sono tante aziendine piccole che fanno eccellenza che non sospetteresti mai, cioè gente che fa 7 pixel. Allora, questa... allora, tutte le aziende... No, rispondo brevemente. Rispondo brevemente perché questo fa parte del discorso. Sì. Non volevo paralizzare l'argomento. No. Però nell'affrontarlo mi sembra che hai fatto una semplificazione un po' forte. Cioè? Che è quella di dire prendiamo tutti quei draghi e mettiamo da una parte, perché non è solo la volontà di lavorare che conta, ma è anche la volontà dell'azienda di avere persone che lavorano bene. No, lo davo perché... E ma non è scontato, secondo me. Hai ragione, scusami. Fortunatamente non è scontato. Ah. Non ho mai conosciuto un'azienda disposta di sua sponte a pagarti, mettiamola, quello che per me è il giusto, cioè meglio, mettiamola così. La maggior parte delle aziende, per come è strutturata l'economia, cioè che devi spendere poco e devi guadagnare tanto, ci provano sempre a pagarti di meno. Quindi il fault grosso, se, dal punto di vista dell'aspetto economico, è nostro, l'altro programmatore. Cioè, secondo me siamo molto scarsi nella negoziazione del nostro valore economico, che questo potrebbe dipendere anche dal fatto che la buona parte dei programmatori non ha molte conoscenze di business, e su questo il cartellino di cosa vuol dire essere un bravo programmatore, perché spesso cioè, la definizione non è molto chiara. Essere un bravo programmatore significa avere anche conoscenze di business, essere in grado di negoziare, eccetera, eccetera. La mia soluzione è nota per chi ha visto i miei talk, è il procuratore dei programmatori. Cioè, non dovresti essere tu a negoziare il tuo trattamento economico, ma ci dovrebbe essere un tuo procuratore che negozia il tuo trattamento economico. Secondo me, da quel punto di vista lì, andremo molto meglio. Perché comunque l'azienda ci prova, ma perché ci deve provare. Perché se spende 1.000 euro, se tu gli dici ti do 1.200, va bene? Cioè, dici, oh, va bene, se gli va bene a lui, io ho vinto, cioè, anche se gliene avrei dati 2.500, capito? Sei te che non hai tirato a 2.500. Assolutamente sì, però secondo me siamo... Io mi ricordo un tour, perché questo su YouTube che hai fatto, in cui parlavi di un circolo vizioso, sì. Per cui i programmatori sono trattati come commodities è un po' un circolo. Il problema secondo me adesso, meglio,
quello su cui vorrei avere il tuo punto di vista, innanzitutto se secondo te le condizioni sono cambiate, perché da quel talk che ho visto sono passati 4-5 anni probabilmente. E in Italia sono conservatori, lo sai. Cioè, qua. No. Cioè, io mi metto anche nei panni dell'azienda, e qui si ritorna a quello che dice, siamo sicuri che le aziende vogliono davvero le persone buone, perché se trovo un programmatore bravo, che costa 2,5, e uno che, ah sì, forse è bravo, che costa 1,000, io sfido qualsiasi azienda a pagare 2,5. Ci sono aziende che hanno modelli di business diversi, non a tutte le aziende serve il top di grado. Questo è quello che ci stiamo. E poi non sanno cosa fare. Forse adesso le aziende che cercano il top di gamma, almeno in Italia, non sono poi così tante. Perché? No, hai ragione, in Italia, scusami, c'è anche il grosso problema che in Italia, secondo me, col software si fanno pochi soldi, eh. Cioè, non so anche quali sono le aziende che se lo potrebbero permettere. Detto questo, ho conoscenze di aziende che veramente sbattono via i soldi, cioè, potrebbero, diciamo, spendere meglio i pochi soldi che hanno, mettiamola così, questo assolutamente sì. Però c'è anche da considerare il fatto che in Italia non ci sono molti soldi collegati al software. È un circolo vizioso. È per quello che a me mi girano, perché non riusciamo a creare una vera economia dietro la produzione del software se non produciamo buon software. E come facciamo a produrre buon software se le persone buone, invece di mettersi insieme qua in Italia, se ne vanno all'estero, punto di domanda, appena hanno l'opportunità? Non c'è poco. Quindi siamo in un impasse per cui i pochi che vogliono sbattersi migliorano all'interno di aziende che gliene può fregare di meno se questi migliorano, appena possono, pigliano, se ne vanno all'estero, a posto così. E oserei dire, buona parte delle aziende che sono all'estero si fregano le mani che ci sono delle aziende disposte a fare la gavetta a i programmatori per fare in modo che accumuli una quantità di sofferenza sufficiente per fare in modo di non fare più minchiate ogni 3 minuti, facendogli perdere anche tanti soldi. Ho visto aziende fallire nell'educare un programmatore. E in GitHub di turno, che propone uno scialla totale, venite, non ci sono manager, tutti possono decidere i loro progetti, GitHub, Verge, ce ne sono di queste aziende qua che propongono un modello anarchico di sviluppo. Vai a vedere chi è che prendono questi qua. Prendono questi, cioè quelli che hanno sofferto tantissimo, quelli che hanno una reale conoscenza del business, che sanno il valore dei soldi, sono etici e professionali. E cazzo, quando vengono lì dice, secondo me dovremmo fare questa roba qua perché facciamo una barca di soldi. Porca troia, c'han ragione, in buona parte dei casi. Semplicemente poi qua non trovano l'humus e lo trovano dall'altra parte. È un sistema che attualmente si sta reggendo in questa maniera, ma non è che all'estero sono dei geni da questo punto di vista. È che danno le opportunità alle persone buone. Qua c'è il problema che anche chi vorrebbe dare l'opportunità alle persone buone è il gamingal danè. Perché anche gli investitori ovviamente sono degli illuminati che si fa fatica a collocarli nel genere umano semplicemente perché hanno l'aspetto, capito, dell'antropomorfo. Allora dice, sì, sarà un essere umano ma poco altro. E che te devo dire? C'è molta speculazione. Sorry, però non volevo divagare. Torniamo alla parte, sì. Sentiamo qualche altra voce. Esatto, dai. Qualche coach. Altro coach che... Che può dire la sua? Sì. Vabbè, io ho un'idea abbastanza precisa sull'agilizzazione e la trasformazione delle aziende. Allora, alcune aziende sono irrecuperabili, sono perse, è inutile, perdi tempo. Lo fai per volontariato perché tanto non vedi niente, quindi non è vero che io arrivo, porto l'agile e cambio l'azienda, non esiste, cambio solo le aziende che hanno intenzione di cambiare, perché di solito hanno il pepe al culo,
o cambiano o qualcosa di brutto gli succede. E questo cambiamento lo posso portare solo se lo porto con un manager, quello che diceva Marco. Un manager di un certo livello, quello che diceva Larman, sì, quello che diceva Matteo, che riferiva a quello che ha detto. E partire dal basso, io come ho visto l'agile, ho detto anch'io, figata, questo sì. È il modo di lavorare, lavoriamo così, tutti quanti assieme, facciamo per il massimo che ho ottenuto è un team di sviluppo che faceva così e che andava a cozzare con tutto il resto dell'azienda. Quindi o sei veramente un gruppettino, un'aziendina piccola, oppure una trasformazione dal basso non la fai neanche se vuoi. Non sono d'accordo con te quando dici il consulente che arriva da fuori, ma cosa ti dice tu che sei nel software, cosa ci si fa lì? Perché hai bisogno di uno da fuori? Hai bisogno di uno da fuori perché probabilmente è 20 anni che fai software alla stessa maniera, o 10 anni che fai software alla stessa maniera, e non sai quello che è successo fuori. E quindi hai bisogno di qualcuno da fuori che ti dia un punto di vista diverso. Oltre al fatto che se sei da fuori hai un grosso vantaggio, soprattutto nelle aziende un po' strutturate. Sei fuori da tutti i giochini di gerarchie che erano proprio possibili. Puoi dire le cose per quello che sono e vieni ascoltato per le cose che dici. Non perché qualcuno pensa, vabbè, allora perché mi vuoi fregare, perché vuoi il posto di... Questo è vero, sono molto d'accordo. Sì. Poi un'altra battuta che c'è oggi è il coaching, nel senso tutti i dirigenti hanno il coach. Cioè quello che manca, cioè quello che ancora non ho sentito è un po' la differenza con coach agile, nel senso il coaching è diffusissimo a livello aziendale, cioè no, è tutto un problema di valori che è quello che poi dovrebbe essere diversa. No, è una cosa diversa, però a livello aziendale la figura del coach è prevista dagli executive in su, cioè tantissime aziende danno un pacchetto di 6 sessioni di coaching l'anno a delle figure che sono dirigenti, manager in senso ampio, cioè, quindi anche lì magari mi farei qualche domanda. E funziona? Loro hanno tremendamente le loro performance, quindi il risultato che devo ottenere il coach, loro col coaching raggiungono il loro obiettivo, il problema è l'obiettivo che raggiungono, cioè tornando al discorso... meraviglioso. Torni al mio, cioè che non sono dei dementi, sembra, in realtà no, però dice, c'è l'agenda che non pubblicano, ma... Nel senso, però funziona tanto il coaching, quello del consulente esterno che dà un suggerimento, ma è un altro livello di discussione, cioè mi sembra almeno, così come anche il fatto della questione etica, una cosa che almeno a me personalmente colpisce molto è che con un approccio agile, come side effect hai anche la questione etica, ma il primo risultato è che è un modo per fare meglio le cose, quindi più efficiente, più economico e quant'altro, quindi tocca di più un dirigente magari piuttosto che la questione etica, per cui anche nel come sono presentate le cose forse c'è da farsi qualche domanda. Quindi una domanda sempre per i coach che lavorano come figura del consulente. Un problema che noto con i consulenti anche in un coach è la loro conoscenza del dominio delle applicazioni sviluppate da quel team in particolare dove vanno a fare consulenza. Come dominio intendo quello là, domain driven design, quindi la chimica piuttosto che i pagamenti o i trasporti, eccetera, eccetera. Come fa un coach a dare consigli sensati avendo una limitata conoscenza di questo dominio? Il fisioterapista che mi mette posto la schiena non sa come fare il software, però mi aiuta lo stesso a farlo. A stare seduto correttamente? Sì, senza farmi venire mal di schiena. E questo migliora la capacità di fare software? Certo, meglio. Di quanto?
quantificare dura. No, il postino che ora ha assunto da Accenture come programmatore Java per queste due settimane. Ma no, ma migliora questo discorso. È solo questo discorso. Fatto, possiamo discutere sul fatto che la presenza di un coach agile in azienda non serva, ma se non serve non è perché non conosci il dominio della tua azienda. No, lo vedo come una cosa ortogonale, nel senso che puoi avere un agile coach assunto. No? Mm-hmm. Può anche non essere un consulente. Certo, io ce l'ho a fruttare. Allora, rispetto alla figura del consulente, vedo molto più vantaggiosa la figura del coach assunto, che ha un rapporto più di lungo periodo. Capito il discorso. Sì, 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 ha senso quello che dici, perché il coach all'interno conosce meglio la cultura aziendale. Però è anche uno che è immerso nella cultura aziendale, quindi non ha il punto di vista esterno che ti permette di dire per esempio, di dirti che il tuo capo, per esempio, dice le cazzate. Il consulente interno non lo può fare. O semplicemente non se ne accorge più. O non se ne accorge più, però. Avrà una bullita. Non è talmente dentro che non se ne accorge più, quali viene da fuori, lo vedi. Poi è chiaro che uno che è interno conosce molto più. Ha tutta una serie di vantaggi avere un coach interno, però per dire, io adesso sto facendo delle attività con una banca e di sistemi di pagamento non ne so mezza, se non quello che faccio con il proprio banking, però in una riunione capire che non stanno dicendo niente, che non vanno da nessuna parte, che non tiriamo fuori gli argomenti di dominio, beh, sono ben grandi sicuramente e di guidarli verso una soluzione. Poi la soluzione è la loro, perché loro sanno come girano queste robe. Sono d'accordo, te la rigiro, però sempre il sistema di pagamento, colonna della board gigantesca piena di carte, dove c'è l'integrazione con dei sistemi esterni, arriva il coach e dice: ah, secondo me abbiamo un problema di integrazione con i sistemi esterni. Grazie. Beh, alle volte ci piace di... Se non sapevi perché non ci hai fatto niente. Ci sto lavorando, magari da anni, a quel problema. C'ho anch'io dei corpi che non sono a miei livelli, ma sono nel business model che si può fare in Italia, nelle leggi italiane, quindi cambiare le leggi italiane è difficile, e quindi magari mi dici non sapevo quella cosa mia, per l'obietà, che a volte sono magari colpi di genio, no? Perché ti girano la cosa in modo che non hai ancora visto, altre volte sono questa cosa non la possiamo cambiare perché non funziona così. Aggiungo un tassellino giusto per la genialità, si parlava del denaro di prima. C'è una grossa limitazione in Italia che non esiste la carriera tecnica, quindi ad un certo punto sei quasi costretto a fare il consulente. Cioè io personalmente non potrei mai, ma mai guadagnare quello che guadagno io da dipendente, perché... Ed è un assurdo, però è una cosa estremamente reale. Se sei un consulente, come se dicessi all'azienda, perché il mio contratto, anche con OneBip stessa, è perfettamente trasparente, nel senso che domani mattina mi potrebbero dire: guarda Gabriele, non abbiamo più bisogno di te, ciao. Io stringo la mano e ho detto: amici come prima, perfetto così. Questa cosa qua è in un qualche modo liberatoria per l'azienda, che non ha problemi in quel momento a fare un discorso: ah, quanto ci è costato Gabriele alla fine del mese? Ci è costato così, cosa ha fatto Gabriele tutto questo mese? Ha fatto questa cosa qua. Bene, Gabriele vale di più di quello che costa. Che è un discorso che potrebbe essere fatto con tutti. Purtroppo no. Quando sei dipendente, rientrano tutta una serie di logiche politiche, di organigrammi aziendali, dove, cioè, la dipendenza, io dico sempre, quando c'è l'organigramma aziendale c'è anche minore uguale con il simbolo del dollaro, nel senso che non potrai mai prendere di più del tuo capo, proprio perché c'è una legge divina che lo proibisce, e generalmente le figure tecniche stanno sulla parte sotto, quindi o proprio tiri su tutta la piramide ma si fa un po' fatica,
o la schiacci, ma ci saranno delle persone che non sono contente, e quindi, cioè, a un certo punto ti vedi quasi, e la maggior parte dei coach, oltre che avere questo incredibile vantaggio di avere una visione dall'esterno, che è, cioè, assolutamente d'accordo, c'è anche il discorso del vi denaro che probabilmente per prendere quello che prende un consulente esterno dovrebbero configurarsi come dirigente aziendale, ma allora probabilmente non ti farebbero fare il tuo lavoro, ti farebbero fare qualsiasi cosa fanno i dirigenti aziendali, devo ancora capirlo ad oggi, e quindi... Ma il discorso è che se tu fai il coach come consulente, il tuo lavoro non può essere di timbrare il cartellino tutti i giorni, fare 8 ore, perché una parte rilevante del tuo lavoro consiste nel ricaricare energie, studiare, leggere, fare esperimenti, riposare, e questo significa lavorare magari 2 giorni a settimana, lo puoi fare soltanto con una tariffa parecchio alta rispetto a quella che prende un programmatore che lavora tutti i giorni, anche consulente. Sì, sì, quello però, io personalmente non sono assolutamente contrario con uno che vuole fare una carriera e prendere sempre più soldi per fare quello che fa. Se diventa sempre estremamente fair, estremamente trasparente, cioè se diventi più bravo è giusto che ti paghino di più. Cioè, su questo non ho nessun problema, se vali i soldi che costi, anche se mi costi 2.000 euro al giorno, se me ne fai guadagnare 3.000, che so scemo, certo che fare un esempio, raccontare la storia che ha raccontato Eric Kieberg. C'è una sua racconto molto interessante sulla storia di questa azienda che faceva videogiochi e che aveva un lead time di 24 mesi. Cioè, da quando ha deciso, questa idea la realizziamo, a quando esce, forse era 18 mesi, una cosa del genere. Lo sapevano anche loro che doveva proprio avere il lead time. Cioè, bisogna che il consulente venisse a dirglielo: ragazzi, il lead time è troppo lungo. Fate videogiochi più velocemente. Esatto. Lui ha fatto la Valve Stream Map, ha dimostrato che il tempo passato a sviluppare i videogiochi era di 1 mese e mezzo, quindi anche diventando 10 volte più bravi risparmi 15 giorni su 18 mesi, non ottieni nulla. Lui ha riorganizzato il team, ha messo il grafico, l'artista che fa i disegni, l'artista che fa la musica, il programmatore, il tester, eccetera, tutti in un team, e li ha fatti lavorare insieme, e solo agendo su questa struttura aziendale ha ridotto il lead time a 3 mesi. No, è proprio il contrario. La cosa drammatica che nessun dirigente normale avrebbe accettato è che se... Qual è il motivo per cui il lead time è molto lungo? Perché tu passi un sacco di tempo ad aspettare che il tuo artista sia libero e venga a fare il disegno per te. Se tu cambi la struttura e metti l'artista a tempo pieno dentro il team, succede che a metà di questo tempo pieno lui non fa niente. E lì è da aspettare, perché i suoi disegni sono finiti, perché non c'è niente da fare. Ora, se tu prendi questa persona, la ottimizzi, tra virgolette, la metti a cavallo fra 2 team, hai perso il vantaggio di ridurre il time, perché nel momento in cui ne hai bisogno, lui non è subito disponibile, sta facendo un'altra cosa. Quindi devi aspettare che si liberi, torna, deve rientrare nel disegno, ha disegnato Puffi per un mese, adesso viene da te, devi disegnare draghi e orchi, e ti mette un po' a rientrare nel mindset. Quindi se tu sei capace di accettare che le persone non siano occupate al 100% del tempo, ma stiano magari in certi momenti a girarsi i pollici, riesci a ottenere questa drastica riduzione del time, e quindi alla fine guadagni un sacco di soldi in più. È una cosa totalmente controintuitiva, e devi avere probabilmente in questo caso un consulente che te la spiega, e devi avere anche la fiducia di provare a realizzarla. Cioè, secondo me questo è il tipo di valore che un consulente ti può dare. Sì, questi qua facevano videogiochi da non so quanto, però quest'idea che noi abbiamo tutti per scontato che efficiente significa che ognuno è occupato al 100% del tempo non è vera, e ci vuole un consulente che te la vada a dimostrare che non è vera, e che se la fai cadere guadagni molto di più. Ciao Luca. 2 domande. Prima di chiami? Valerio, vengo da Bologna. Ciao Valerio. Ciao. La prima è... come si misura un programmatore? Cioè, nel senso, se io vado a unire una chiamata di 2 millisecondi e messe tutti insieme, significa un server in meno. 85. E faccio togliere un server dal numero di macchine, io ho fatto guadagnare la mia azienda, ma non me lo riconosce. Boh,
Quindi sì, posso essere più bravo, ma ho fatto un... anzi, mi era scontato che lo facessi. Quindi la prima domanda è come si misura un programmatore. L'altra domanda è, considerando che probabilmente non è questione di competenze tecniche, ma di cultura, cioè nel momento in cui io ho un team di persone che hanno anche competenze tecniche diverse, compiti diversi, ma hanno una cultura simile, possono in qualche modo trovare il sistema per lavorare bene. E io questa cultura non la posso iniettare, perché se non ho voglia di ho quel mindset, soprattutto agli altri, è solo una questione genetica. Cioè se l'azienda nasce bene, bene, se no è finita. Ti rispondo la prima, però la prima, cioè quando abbiamo tutti fatto... l'avevamo interpretato in maniera leggermente diversa come si misura un programmatore. Cioè, dopo tu mi hai detto, ma se io faccio bene l'azienda, generalmente, cioè anche se faccio bene l'azienda non me lo riconosce economicamente. Cioè, questo l'ho detto prima, secondo me, per in primis è un nostro fault. Cioè, non ce la vedo un'azienda che ha, se vuoi, anche un mindset tradizionale del tipo spendo meno e guadagno di più a venire sulla spalla a dirti oh amico, ho visto che hai fatto il 25% meglio, bene, ti do il 10% in più di stipendio. Cioè, qua sarebbe veramente essere, raggiungere un livello super, di evoluzione superiore, non me lo aspetto. Quindi, non aspetterei nemmeno che le aziende arrivino a questo punto, perché altrimenti saremmo tutti vecchi. Il mio punto di vista su questo è quello di o ti prendi uno che ti segue, cioè fa le tue, ti segue da un punto di vista economico con l'azienda, segue il tuo rapporto con l'azienda, il tuo procuratore, da una parte, però comunque devi essere sempre tu che ogni programmatore dovrebbe appunto conoscere il business, se non altro per essere in grado di valutare il proprio valore, per andare dalla dirigenza a dire amico, nell'ultimo mese ti ho fatto risparmiare 20.000 euro, cosa ne dici da 1.000 euro di aumento di stipendio? Me li sono guadagnati. Cioè, andare con argomentazioni economiche per ottenere quello che vuoi, ma devi conoscere il business per avere queste argomentazioni, per tirarti fuori queste argomentazioni qua. Devi conoscere il business del programmatore e poi l'azienda deve essere organizzata in maniera tale in cui quello che tu fai viene valutato. E questa cosa... Sì, però c'è almeno una speranza. Se aspetti che arrivino... molto se aspetti che arrivino, il discorso è che se l'azienda è organizzata in maniera tale che comunque tu regolarmente hai una conversazione con il tuo capo e si parla di come stai facendo, bene, male, che problemi ci sono, che cosa hai ottenuto, che cosa non hai ottenuto, questa cosa può a un certo punto sfociare nel fatto che ti viene riconosciuto che tu vali tanto. Ma questa cosa è estremamente scomoda e quasi nessuno la fa, perché comporterebbe anche avere delle conversazioni sgradevoli e dire a uno, amico, non ci siamo, non va bene come stai facendo. E quasi nessuno la vuole fare questa conversazione, salvo fare la sfuriata, alcuni fanno la sfuriata, ma la sfuriata non serve. Quello che serve è dire adesso cerchiamo di cambiare rotta, altrimenti non possiamo più tenerti. Oppure continua così perché diamo l'aumento. Ma il discorso è che tutti i dirigenti vogliono, un meccanismo automatico, qualcosa che gli dica, ditemi qual è il numero che devo misurare che mi dice che questo sviluppatore è bravo o non è bravo. Perché avere il numero mi solleva dalla necessità di capire io stesso, giudicare, mettersi una mia intelligenza e evitare quindi di avere delle conversazioni sgradevoli. Buona parte delle aziende che vogliono fare questa cosa qua in una maniera più automatica, cioè togliersi la responsabilità, la peer evaluation, la valutazione da parte dei tuoi colleghi, cioè tu scegli, cioè, posso citare varie aziende che fanno cose del genere, tu scegli un gruppo di persone che ti fanno la valutazione, poi sicuramente il tuo capo, il capo del suo capo fanno una valutazione per te, poi si mette tutti insieme e si valuta se darti o meno l'aumento che potrebbe esserti dato in base. Sì, io l'ho visto fare, però non è mai sfociato nel fatto, cioè io avevo in mente che se fossi io a comandare quelle due persone lì non sarebbero più in azienda. E invece hanno aspettato che ci sia un disastro, un altro disastro, un altro disastro, un altro disastro, e poi alla fine questa persona è andata via.
si poteva accorciare questa cosa, andava meglio sia per l'azienda sia per la persona. Non ho sentito. C'è niente. Sì, beh, sono due aspetti ortogonali da considerare rispetto al valore che diceva. Prima di tutto, la capacità del management di riconoscere cos'è il valore. E tipicamente si guarda solo al soldo, e si guarda cosa c'è dietro. Ad esempio, un'azienda ospedaliera, allora possono essere i soldi, no? Saranno le vite salvate, ad esempio. Quindi già prima di tutto riconosciamo il valore. Secondo aspetto ortogonale, stai dando tu quello che cerca il tuo manager, quindi... magari tu fai un'applicazione ultra performante, ma non è quello che ti serviva, quindi una che serviva a salvare le vite, magari ti cucina qualcosa, no? È quello, è quello che volevo dire io con conoscenza del business dell'azienda, cioè se tu conosci il business dell'azienda e sai come l'azienda fa i soldi, puoi portare delle argomentazioni buone per dire guarda che io faccio fare più soldi all'azienda in questo modo. Mi riconosci una parte dei soldi che io guadagno per l'azienda? Punti domanda. No? Ciao. Posso chiedere ai rimanenti coach e scrum master che non hanno ancora parlato di dare il loro position paper, la loro posizione su quello che se ne avete detto finora? Poi, vabbè, non è obbligatorio se vi siete in imbarazzo, ma... Io posso dire, andiamo insieme da Bologna, collaboro con una prestigiosa azienda che fa i soldi e sono sostanzialmente d'accordo con quello che hai detto adesso. E no, una cosa che personalmente io di solito non c'ho un profilo consulenziale tipo qualche giornata, ma ho sempre fatto collaborazioni di diversi mesi o anni. Ho personalmente sempre cercato di dare all'ente dove la pensano come me o dove mi sembrava che la pensassero come me, e quindi questo è una cosa che sottoscrivo in pieno, e penso anche che in momenti diversi magari ci siano aspettative diverse rispetto al proprio lavoro, rispetto a magari i valori sono un po' più stabili, proprio sono un po' cambiati nel tempo. E mi è capitato anche di provare a fare cambiamenti dal basso, cercare di coinvolgere, di motivare, eccetera. Penso che una cosa chiave sia le aspettative che hai, nel senso che chiaramente sei poche leve, eccetera, sono un po' più di tanto pensare di cambiare un legno dal basso, proprio portarti a casa tante cose. Quindi penso che veramente magari uno dice, sai cos'è? Ho fatto il mio piccolo, ho imparato qualcosa. Ho due colleghi che quando me ne sono andato io, anche loro se ne sono andati, sono andati a lavorare in posti che sono più contenti, magari uno lo scriveva di sono personalmente, non ho mai avuto esperienza di suggerire a un qualche top manager di rivedere un'organizzazione per fare delle cose meglio, magari in modo più snello, più efficiente, più agile, però mi è capitato di essere in un paio di queste situazioni. E capisco il valore di avere questo tipo di approccio sistemico, cioè nel senso, soprattutto su una cosa grossa, si citava prima insomma, la legge di Dahlman, di rivedere l'organizzazione, cioè, personalmente sono molto convinto che il modo in cui sono state fatte crescere tante volte le aziende, appoggiate a dei modelli di management, eccetera, più tradizionali, quindi con tutti i silos, le cose siano pesantemente inefficienti e quindi inibiscano tantissimo la possibilità di fare bene. Cioè ti crea dei conflitti tra il business e la tecnologia, ti crea tutte quelle dipendenze tra i vari team, ti tende a mettere uno contro l'altro per tanti aspetti. Quindi smontare quella roba lì e ridisegnarla diversamente ti può creare delle condizioni per fare meglio. Poi fare o non fare meglio sta, poi dipende dalle persone, cioè quali sono comunque al centro, quindi poi potrei fare un pochettino meglio, oppure che c'è un potenziale umano della Madonna, cioè se penso all'azienda, quello posso dire il nome, con cui sto collaborando da un po' di mesi, io penso che ci sia un potenziale umano incredibile, cioè all'interno dell'area di tecnologia e in altre aree, e che c'è un'azienda che è cresciuta su un modello di business evidente che è di successo, evidentemente. Negli anni, quindi da un lato ha fatto su un pastrocchio dal punto di vista dell'architettura software, ma non solo, ha fatto anche un'organizzazione che per chi l'ha fatta crescere
pensava che quello fosse il modo giusto di fare le gerarchie, di fare i silo, di fare i dipartimenti, di fare tante sedi, di fare tante belle cose, di fare le reclute in un certo modo, eccetera, e ottimizzare su alcune cose piuttosto che sulle altre, e adesso sta cercando un po' di rivedere, e io c'è cioè, tipo un po' di spiragli di luce li vedo, nel senso che personalmente, ad esempio, penso che stiamo un po' provando a mettere un po' più al centro le persone e creare le condizioni perché quelle persone possano, no, nei loro vari pezzettini della filiera di creazione del valore, fare meglio. È chiaro che Valerio prima chiedeva, se non c'è nel DNA nell'azienda dall'inizio, questa roba qua, cioè di lavorare in un certo modo è, e come ce la c'è niente dentro quella roba lì. Non lo so, cioè nel senso che probabilmente non è bianco e nero, ma c'è da una situazione di miniera dove veramente vorresti venire via più possibile, ti pagano pure male, quindi proprio ci stai perché c'è di portare a casa il pane, a, non so, forse c'è Facebook, c'è Spotify, c'è tanti posti a vigilare, il posto dei sogni, ci sono tante cose in mezzo e quindi, nel senso, non è neanche tipo agili o non agili o schifo o mondo perfetto. Tante situazioni di mezzo. E quindi in questo nel senso questo per quello che riguarda la mia esperienza. Poi l'ultima cosa che invece volevo condividere, che è un po' in verità una roba che mi ha fatto pensare Gabriele, è che in entrambe le situazioni che ho vissuto io c'era un buy-in, proprio management, quindi voleva cambiare qualcosa. È più o meno agnostico rispetto ai valori, cioè tipo non è che siamo illuminati, abbiamo capito che dobbiamo essere più rispettosi delle persone, però vogliamo fare più soldi, vogliamo essere soddisfatti e quindi vogliamo essere più veloci sul mercato, eccetera. E la mia personale percezione è che questa gente che chiama, consulenti, coach, altri che vengono a mano, sono comunque un po' dei cittadini di serie B, anche se un po' più vicini ai cittadini di serie A. E quindi, cioè, nel senso, sì, un pochettino tengo un po' lì per la poverina, torna con i tuoi pari, eccetera, e ti fanno un po' meglio, però cioè, massimo con te un po' mi mescolo. Puoi stare sulla porta. Tipo quella roba lì. Puoi guardare dentro. E forse, ad esempio, penso alla mia esperienza e penso a quello che ho sentito un po' di altre persone, un po' poi i limiti di queste trasformazioni alle volte sono perché tu hai provato, glielo dici, che comunque è importante come lavorate voi, è importante come disegnate le cose, eccetera, è importante che create le condizioni. Però loro hanno più in testa, no, dammi una mano a far lavorare meglio i cittadini di serie B, io continuo a fare un lavoro, io la mia parte la vado avanti a farla, al massimo mi chiamo qualche altro consulente, quello lo pago 3-5 al giorno, però ecco, sistemami un po' quella parte lì. Quindi forse, magari, per non è sicuramente tutti i casi, però in base alla mia esperienza magari un po' il limite è quello, che può essere poi quello che dice ok, fatto, sono contento e vado invece a cercare un altro posto dove penso che c'è ancora un altro tipo di sfida. Parlo di lavorare meglio i cittadini di serie B, è una cosa che può anche funzionare purché la persona che dice questa cosa abbia anche la capacità di valutare come sta andando la cosa, in che direzione sta andando e di dare delle direzioni chiare. Può anche funzionare. Alla fine nessuno mi ha mai chiesto di cambiare la cultura aziendale. La richiesta è sempre di un altro tipo. Ma c'è qualcuno, a parte quelli che sono in questa stanza e qualcun altro, che ha un concetto di cultura aziendale? Perché se secondo me molti di questi non hanno proprio la più pallida idea. Allora, è una cosa che tu vedi il primo giorno che entri in un'azienda, la cultura aziendale. Tu! Ma anche dipendente, ma tu la guardi. La percepisci? È evidentissima. La visualizzi, gli altri la subiscono, però non la visualizzano. Sì, quello che dice la dichiarata non è quella che poi effettiva che trovi, lui dice perché quella vera quando entri in azienda, quella che veramente è incarnata in qualche modo nei contesti, nei processi, nelle persone. Però dici che cioè, quando io ce l'ho con un certo tipo di persone, perché ce l'ho con un certo tipo di persone? È inevitabile perché dici, tu mi parli di dirigenti che non sanno che cosa vuol dire la cultura aziendale, cioè non hanno il concetto di cultura aziendale. Lui mi parla di dirigenti di aziende che fanno i videogiochi che
non ci hanno mai pensato a questa cosa brillante di riorganizzare le cose, visto che ci vogliono 24 mesi per fare un videogioco. Cioè, se io fossi... Chi ci ha messo i soldi nel fare questa software house qua? Nel momento in cui arriva un cristiano dall'esterno e dice «Oh, perché non cambiate queste due cose? Da 24 mesi passa a 3 mesi, ti mando nel gulag!» Perché sei un per me sei un demente, ma cosa cazzo ci stavi lì a fare? Forse in ordine, cioè, quando trovi dei dirigenti che non hanno idea di come si fanno a fare meeting, di uno parla una cosa, l'altro parla dell'altra, si esce dal meeting dopo 3 ore e nessuno ha deciso cosa fare cosa. Ma che cosa vuol dire essere dirigente? Stando per questo metro, quando gli riempiti i gulag, appunto, è da lì che nasce la mia tristezza, la mia sfiducia rispetto a un certo tipo di personaggi, perché io non... quelle che dovrebbero essere le loro caratteristiche principali di leadership, di capire dove sta il valore delle persone, cioè, quali sono le cose che uno dovrebbe fare. Se non sai cos'è la cultura aziendale, non sai darla, non sai capire come sono fatte le persone, non sai organizzare i processi, non sai fare tutte queste cose qua, cosa te fai? Gabriele, però io ho dei dirigenti che si devono fare il loro mestiere, li ho incontrati. Come anche incontrato questi programmatori che non sapevano fare il loro mestiere. Perfetto, sì sì, questo sono sfondi una porta aperta. Detto... Se tu sei in una posizione di leadership, i tuoi difetti si amplificano, inevitabilmente. Sì, però cioè, qua è roba pesante, cioè quello che dovrebbe essere il tuo mestiere che si riduce a veramente, veramente il nulla e il poco, però c'è poco feedback, e su questo torno al discorso dell'andarsene e dal dare il proprio token di approvazione alle aziende buone come strumento vincente per dare finalmente il feedback a queste persone qua, perché a dispetto del programmatore che non è in grado di fare il suo lavoro, che viene sgamato e poi viene mandato a volte, dipende dall'azienda, che abbiamo detto che ci sono aziende che non gli interessa, adesso poi mi spiegheranno perché un giorno, ma comunque non gli interessa se uno sa più o meno fare il suo lavoro, va bene, però il feedback al dirigente aziendale è cosa molto più rara. Più sei su, è più è difficile, no, che ti venga... Dal basso c'è un modo perfettamente funzionante di dare feedback, che è quello di andarsene a lavorare, di andarsene da un'azienda che non lavora come vogliamo lavorare e dare proprio token di approvazione a un'azienda che lavora come vorremmo lavorare. E c'è la ridistribuzione, no, delle persone. Questo significa dare anche feedback a questi qua. Dici, perché nessuno bravo lavora per me? È fatta la domanda. Però se tu sei bravo e continui a lavorare per lui, in qualche modo sei colpevole dello scempio che si sta verificando. Ma non è... No. Perché comunque il discorso del trasferimento c'è anche dalla parte dirigenziale delle persone. Cioè non pensare che sono solo i tecnici che se ne vanno. Cioè sono i tecnici e... gli omini di business che vogliono fare bene, che non riescono a fare bene in Italia, ci sono anche questioni territoriali evidenti a tutti, burocratiche, politiche evidenti a tutti, su perché è più difficile magari farlo in Italia. Però il fatto che quelli bravi hanno difficoltà ad incontrarsi e a fare bene le cose, io la trovo evidente e vorrei che non fosse così, e quindi dico, oh amici, si può anche fare. Yes. No, io ho notato una cosa che è una parola che è uscita fuori proprio all'ultimo, questa di leadership. E mi chiedo proprio se quando si parla di cultura aziendale si pensa sempre solo al dirigismo, e quello che manca è proprio l'idea di leadership, cioè di dare una visione e coinvolgere le persone verso questa visione, verso questa... Che, soprattutto se nel cambiamento mi sembra forse un ingrediente forse indispensabile per poter fare un vero cambiamento. Cioè il dirigismo che impone un cambiamento perché siamo con l'acqua alla gola, non so quanto possa essere un cambiamento efficace se non ha dietro anche una leadership che dice dobbiamo cambiare perché spiegando perché penso io che sia una buona idea
e cercando di convincere tutti a seguire. Però questo che stai descrivendo è un tipo di leadership. In un'azienda fortemente verticale, un altro tipo di leadership è comando e controllo. Che è sì, quello non lo chiamo neanche leadership. È un modello di leadership. Non lo chiamo dirigismo, non mi sembra. Ma è anche uno dei motivi per cui all'inizio ho detto in alcune aziende è inutile. Cioè, se il tuo coso è comando e controllo, non ne veniamo fuori. E le persone che sono rimaste a lavorare lì sono persone a cui il comando e il controllo, tutto sommato, gli va benissimo. Perché se sono comandato da un altro, mi prenderò un cazzettone ogni tanto, ma la responsabilità è di quell'altro che mi ha detto cosa si può fare. Lì, cioè, loro vanno avanti per la loro strada, sereni, meccanismo sbagliato, lavoro di merda, però per noi. Però tu prendi una di queste persone e digli, tu adesso hai la responsabilità, abbiamo tutti quanti assieme una responsabilità condivisa, devi migliorare, cioè miglioriamo, studia qualcosa, vanno dei danni, non è il loro mondo. Cioè sì, è la stessa cosa, la leadership, non è tutte le leadership sono uguali. Convincere le persone a prendersi le responsabilità. Però sai, io ti posso suggerire di prenderti le responsabilità, posso farti vedere dei vantaggi nel prendere le responsabilità, se ti urlo nelle orecchie prenditi la responsabilità. Ma c'è questa, scusa, la mia domanda è sincera. Quando un dirigente, voi che magari qualcuno di voi conosce più dirigenti, se un dirigente decide di fare piastrelle o decide di fare software, cioè secondo voi, cioè, la percepisce la differenza, nel senso che ha capito che il command and control, quando si sta parlando di knowledge working, non è la maniera più efficiente di spendere i soldi? Sì o no? Alla Business School, alla London Business School of Economics, glielo spiegano sti cristiani la differenza fra fare piastrelle e gestire conoscenza, fare... nel libro, nel PMI, cioè almeno, figa, la differenza fra prodotto e processo dovrebbe essere alla scuola, cioè proprio veramente anche il corso che ho fatto io di management nella mia università, che durava tipo 3 settimane, mezzo credito, la prima cosa che ti dicevano la differenza fra processo e prodotto. Il prodotto è una roba che fai one time, il design, cioè non è una roba ingegnerizzabile più di tanto, organizzabile, ma non ingegnerizzabile, non riproducibile, che è fare software, e dall'altra parte c'hai processi, no? Dove meccanicamente produci sempre la stessa roba e efficienti il fare quella roba lì in una catena di montaggio. Sta differenza qua, quando dici che famo software, famo le piastrelle, cioè c'è o non viene assolutamente tenuto in considerazione dire, oh, prima facevo le piastrelle, mo facciamo software, piglio esattamente la stessa struttura aziendale e gliela metto sopra il software? Io ho studiato informatica e quell'esame lì l'ho salutato. Sono le 21. Sì, esatto. Alcuni di questi, sì, secondo me. O meglio, hanno capito che continuare a fare software col metodo delle piastrelle c'è qualcosa che ti stride, qualcuno. E continuano o secondo te ci provano a fare? Qualcuno ci prova, qualcuno boh, e qualcuno invece continua nella sua strada e dice è colpa di chi mi sta montando le stesse strelle che me lo monta di merda. E poi qualcuno ci prova perché l'ha detto Gartner che deve provare. Non ho capito perché lo devi provare, però se l'hai provato, però... Cioè, per dire, per esempio, anche il di PMA, esatto, so, agile, un accroppio, non è tanto agile. Mi mancava questo. Però no, loro si sono incamminati tra un po' di anni, forse arriveranno a qualcosa di valore, diciamo. Direi che ne parliamo davanti a una pizza.
perché e o birra, sì. A questo o non lo concepisco. Matteo. Perché se no ci trovano domani mattina che siamo ancora a discutere. Perché gli fanno una garanzia?